Subito le elezioni anche con il Porcellum, così Beppe Grillo che è intervistato dal TG2 chiede di far subito il reddito di cittadinanza e di defiscalizzare il lavoro. Il nostro inviato Giuseppe Carboni. Dobbiamo dare uno shock emotivo a questo paese, uno shock, mandare via questa gente qua, tutta, via tutta, andiamo alle elezioni. Lei è favorevole al voto anticipato? Assolutamente, noi andiamo alle elezioni. Ma anche col Porcellum? Anche col Porcellum. Guarda, se modificano la legge elettorale, la modificano esclusivamente per non farci partecipare alle elezioni. Possibile che non l'avete capito. Secondo lei il primo provvedimento urgente di cui poi il paese ha bisogno, il primissimo? Guarda, noi dobbiamo salvare quelli che non ce la fanno. Quindi reddito di cittadinanza e piccola e media impresa. Immediatamente defiscalizzare il lavoro e la produzione, immediatamente. Ma queste cose però passano in Parlamento. Per esempio ora c'è la legge di stabilità. No? Ma lei letta la legge di stabilità? Ma scusa, perché legge di stabilità? Le parole, c'è questa semantica fraudolenta, stabilità di cosa? È la finanziaria dove dentro c'è qualsiasi cosa. Ma ti sembra normale che fanno la legge sul femminicidio e dentro ci mettono la possibilità di non abolire più le province? Dicono, Grillo non ha fatto niente, il Movimento 5 Stelle sta sui tetti. Ma dai, abbiamo fatto più di 1700 proposte, emendamenti. Legge. Ma qualche errore il movimento l'ha fatto? Assolutamente. Quale? Ma assolutamente, abbiamo messo delle persone per bene in Parlamento, questo è il nostro errore. Ma non pensa che il clima sia un po' troppo avvelenato? Ma l'hanno avvelenato loro, continuano a mentire. Tu avvelini il clima quando menti, non quando sei onesta. Non ce n'è uno che ha detto scusate, ho sbagliato. Lei questo paese come lo vede? Questo paese se n'è andato. Se n'è andato sotto e se n'è andato con questi stregoni che vanno in televisione a dire, a creare una speranza che non c'è più. La gente deve mettersi in testa che questo paese non ha più speranze con questa gente.